Sera a tutti. Spostiamo un po' di glitter. Questa è una nuova tip che ho fatto proprio poco fa. L'avevo vista un po' su Instagram. Imposto il tablet intanto. Mi stavo preparando appunto la grigia e il colorato per fare questo effetto baby boomer colorato. Voglio intensificare un pochino il rosa, così vedete anche come ho fatto questa acrygel. Mentre entra qualcuno, intanto spiego come ho preparato questa acrygel. Vi consiglio di utilizzare un acrygel molto molto denso, altrimenti con l'aggiunta del semipermanente colorato mi diventa molto morbido da lavorare, un po' troppo morbido. Ditemi se mi sentite bene, perché oggi ho il microfono. E io utilizzo, tanto sto cercando di finirlo. Questo è uno dei primi acrygel, penso, che io abbia acquistato, ed è pieno pieno di polvere acrilica, quindi è molto molto duro. E è della UR Sugar, non so neanche se ancora lo vendono, ma è bellissimo perché ha dei micro glitter olografici, ma ci sono anche dei glitter a scaglietta multicolor, sempre anche un po' argentati dentro. E qui ho utilizzato questo appunto perché è molto duro. Poi ho utilizzato, come vi dicevo ieri nella diretta, la diretta di ieri si è interrotta come al solito, speriamo che oggi YouTube abbia pietà di me. Ho aggiunto un pizzichino di questo qui, che è questo colore bellissimo, è lo 001 della Karma Nails Eternity ed è un colore fantastico che ho fatto una sola volta qui su YouTube. Ne aggiungo veramente, avete visto quanto? E inizio a mescolarlo. Visto che siamo in diretta, potete farmi tutte le domande che volete. Altrimenti, se state guardando questo video, non oggi, che è 3 aprile, oggi sì, 3 aprile, se non lo state vedendo in diretta, potete scrivermele sotto i commenti tranquillamente. Sto miscelando l'agrigel, poi lo schiaccio un pochino. E poi lo lascio qua. Guardate appena fatto che consistenza polverosa che ha. E dopo, quando vado a fare la lavorazione, vedrete che ha una consistenza completamente diversa. Quindi lo lascio proprio riposare, lontano dalla polvere, diciamo. Bene, bene, Gabriele ci dice che si vede e si sente molto bene. E perché stiamo testando anche una nuova wifi, quindi mi dà il feedback. Poi ho fatto questa tip con l'effetto zucchero e mi piace tantissimo. Qui abbiamo proprio un filino di quel gel metallico della Bon Pretty. E niente, io inizierei. Come vi ho fatto vedere, diciamo ieri, non avevo tempo di finire le unghie, quindi ho messo al volo un monofasico che è venuto lucidissimo. Come potete vedere, gli fa da lucido. Qui nell'indice lo lascio così perché avevo fatto già un refill durante la settimana e avevo fatto un leggerissimo baby boomer con la base fiber di passione, quella bianca latte, il milk. E quindi lo lascio così. E testerò anche il fatto appunto che abbiamo non un lucido ma un monofasico. Nel frattempo mi metto il guanto di qua, se no vado allora a rovinare queste unghiette che semplici, semplici, ma mi piacciono tantissimo. Ciao Teti Nail. È la prima volta che scrivi? Non mi ricordo il tuo nick. Vabbè, io sono un po' rimbambita. Poi abbiamo testato con i nomi proprio io. Poi, ciao Grazia, buon pomeriggio anche a te. Abbiamo provato appunto la lima passione sulla lanima d'acciaio che non flette manco se ti spari della Stelex, e diciamo, a parte questo dettaglio che gli rimane un bordo che potete scegliere se lasciarlo qua sotto o qua sopra, se è rotto il guanto, va bene. Io lo lascio sempre qui sotto perché utilizzo molto di più questa parte arcuata.
e mi lascio appunto quello che rimane qua sotto. Se utilizzate la loro, diciamo, la loro striscia adesiva, non c'è questo problema, è solo perché io adatto sempre le cose. Che scrivo sì, ma che ti seguo sempre. Ah, grazie. Allora scrivi più spesso, dai, così interagiamo un pochino. Com'è il tuo nome? Così riesco a memorizzare il nick con il nome, che siamo adesso in intimità, ecco. Allora, adesso mi vado a limare, questa l'ho già iniziata a limare, poi ho detto vabbè, andiamo in diretta, va, senza che faccio il video e poi lo carico dopo. Comunque, le due dirette che si sono spezzate ieri pomeriggio le metterò, cercherò di scaricarle, anche se ci sta mettendo una vita, e poi le metto tutte insieme, cerco di fare un video unico. Vado quindi a limare un pochino, giusto per levare appunto il lucido. Andiamo a realizzare al volo questo baby boomer colorato glitterato. Ci sono in commercio già degli acrygel glitterati e se non volete appunto crearvi gli acrygel da sole perché avete paura di troppe bolle, troppo, cambiare troppo la consistenza dell'acrygel, insomma non volete sorprese, vi consiglio di comprare quelli, insomma. Ci sono anche su Bnail e anche molto carini. Ora, appena riuscirò, penso di ordinarli, così li testiamo anche insieme. Non mi convincono tantissimo i nuovi di Michelle, quindi questa la lasciamo così lucida. Questa la andiamo a sfinare tantissimo perché è qui che faremo il baby boomer e quindi mi serve che proprio quasi azzeriamo tutta la struttura perché se no facciamo troppo spessore. Ecco, sento che la lima scotticchia, quindi vuol dire che siamo arrivati quasi. La lima si sta staccando, ma l'ho attaccata ieri, è anche comprensibile. Quindi abbassiamo quasi tutto. Abbiamo levato questo bellissimo muretto fatto con la texture, mi è piaciuto tantissimo. È piaciuto anche a chi l'ha visto che ci andavo in giro. Qui devo dire che devo abbassare parecchio, quindi andrei, azzarderei a prendere la punta sempre questa Raptor. Purtroppo quando dobbiamo realizzare il baby boomer non è quasi più un refill, ma è uno smontaggio. Scusate il filo a molla della presa. Spero che mi sia spostata la telecamera. Ok, ci provo. Comunque mi chiamo Teresa, ti seguo dalla provincia di Taranto. Ciao Teresa, benvenuta tra di noi, un grande piacere. Io, come puoi ben sentire dall'accento, sono romana. Peccato, siamo tutte sempre troppo lontane. Però questo è internet che ci fa sentire vicine, però poi a livello territoriale siamo un po' lontanucce. Ci sono anche un po' di scagliette già dentro.
qui per comodità farò il baby boomer al rovescio, se no siamo qui fino a domani a smontare. Mandiamo tutto sulla salvietta, così. Gli Agrigel glitterati sono un mattone difficilissimo da stendere. Però sai che c'è? Grazia, quando sono duri è bello, tra virgolette, perché si sfumano meglio, perché se sono troppo morbidi ti vanno via un po' come il gel e ti fanno i solchi. Invece l'Agrigel molto duro è bello perché si sfuma bene, cioè ti viene dietro molto lentamente e quindi tu riesci a sfumarlo. Ora lo vedrai. Con quello che ho io. L'unica accortezza che potresti avere per migliorare questa situazione è usare un pennello un po' più rigido, perché se il prodotto è rigido e il pennello è morbido, non riesci bene a lavorarlo. Ora lo vedrai anche con quello mio, perché anche quello mio d'acrilico è molto morbido, però per fare quello che dobbiamo fare va bene. Ok, prendiamo i nostri paddini. Vi ho messo il link diretto dei pad. Spengo, va? Come vi dicevo, vi ho messo il link diretto dei pad sulle storie di Instagram. Per chi non mi segue su Instagram è Alessia Lux trattino basso YT. C'è mia figlia che sta in videochiamata con i nonni. Se sentite una vocina, è lei. Ok, diamo una spintina a queste cuticole e iniziamo. Tu quale hai, Grazia? Di Agrigel glitterato? Quello di Michelle? L'indice abbiamo detto che lo lasciamo così. Ok, senti, mio marito come strilla. Aiuto. Allora, qui non andiamo a fare tutta la preparazione per chi è arrivato adesso in diretta. Ecco, ciao Piera. Le salviette poi le lavi o le butti? Queste qui dici? Beh, queste qui nuove che ho trovate a Nido d'Ape l'ho lavata ieri sera perché tanto dovevo rifare il refill sempre su di me. Ed effettivamente eccola qua, sembra nuova. Quindi queste probabilmente le laverò. Magari se le devo utilizzare con una cliente le lavo con un sapone disinfettante ho qua addirittura la mochina, come sa che faccio prima, e poi la metto ad asciugare e vedo se si disastra, nel senso che se si comincia a lacerare la butto, altrimenti aspettate che sto scegliendo la base, altrimenti la butto, se si lacera troppo la butto, altrimenti la riuso. Però su di me, sinceramente, ieri sera l'ho lavata, avete visto la polvere che ho fatto e quindi non è successo niente. Allora, quindi stavo dicendo che la preparazione, come avete visto nel video di ieri, è già stata fatta. Abbiamo addirittura messo un monofasico e siamo andati a fare quello che dovevamo fare, preparare la cena, eccetera, eccetera, proprio perché non avevo tempo di refilare. Quindi adesso che io ho pulito tutto, non è che vada a rifare la preparazione, se no divento matta. Metterò solo la base dove voglio attaccare le scagliette. Utilizzo questa qui che sto finendo, ce n'ho già un'altra di riserva, per mettere appunto le scagliette, che però non so se metterlo su tutte le unghie. Sicuramente la metto sul pollice. Quindi mi metto una base semitrasparente. Proprio perché comunque c'è un pizzichino di unghia scoperta e quindi una base è sempre meglio metterla. E mi servirà per attaccare. Vedete bene? Perché ho messo il telefono in un'altra posizione. Uso appunto queste scagliette di Michelle che secondo me sono bellissime. Ecco,
Cioè, mi fate capire, ancora dovevo aprire il tappo, già si erano sparpagliate dappertutto. Vediamo se con quello in silicone si attaccano. No. Assolutamente no. Vediamo se con uno di questi. Niente. No, vabbè, prendiamo un pennello e buonanotte. Allora, questo, il solito, lo bagno un pochino nella base e mi vado a captare le scagliettine. Piera, figurati, non ti devi scusare per il ritardo, a parte che stavo solo limando e chiacchierando per ora, come al solito. Sono molto molto sottili queste scagliette e fanno un po' tutti i riflessi. Perché quelle che ho acquistato, che era AliExpress, sono un po' troppo grandi e poco riflessate. Invece queste, guarda qua, proprio a B come piace a me, con 3B. Ecco qua, belle, eh? Mettiamo prima le scagliette e poi andiamo a fare velocemente il baby boomer. Qui lo facciamo a rovescio, come vi dicevo ieri, cioè il colorato lo mettiamo dalla cuticola in su, e invece sull'anulare proprio baby boomer, quindi dal bordo libero verso di qua. Sì, Michelle, il tubo. Mamma mia, nuora ha comprato il barattolo e non si lavora con il pe col pennello. Sì, no, il barattolo l'ho visti utilizzare e non li comprerò perché sono troppo morbidi. Cioè, a me già alcuni in tubetto non piacciono perché sono troppo morbidi, figuriamoci. Quindi, che vi ho detto? L'anulare? No, ho detto il medio. Quindi il medio, mettiamo le scagliette anche sul medio, giusto per richiamare, se no sembra che il pollice è sempre diverso, come al solito. Non riuscirò mai a farmi delle unghie tutte uguali. Giusto sulla sinistra. Mamma mia, che belle queste scaglie. Proprio belle, belle, belle. Dove vai tu? Sei troppo grande per stare lassù. Più giù. Guardiamola anche da questo lato perché così cercate di metterle. Ok, andiamo dentro sempre 10-15 secondi, insomma dobbiamo far solo rapprendere la base e poi andiamo a prendere l'agrigel che adesso vediamo se si è sistemato, io dico si è assestato di solito, no durissimo, non si muove, muove. Quello in barattolo? Quello in barattolo non si muove col pennello? Ah, interessante allora. Ma quello glitterato, quindi dici, come questo? Beh, guarda, pure questo, se io... Dove l'ho messo? L'UR Sugar. Vabbè, faccio vedere quest'altro. Che è questo? 02? No, questo era, sì. Cioè, se tu vai dentro col pennello, non si muove neanche se ti spari. Io utilizzo infatti quella spatolina che hai visto. Eccola, vedi? Ecco, è così. Penso che si veda molto bene la consistenza. Penso che renda benissimo l'idea. Tu lo metti qua, guarda questo. L'onda anomala. Tra, che ne so, 10 minuti lo trovi che è sceso nel barattolo. Non scende subito. Non so se c'ha la stessa consistenza. Quello di Michelle, a me piace così però, da sfumare, soprattutto, guarda sto quanto, c'ho la presa d'aria, le puliste spatoline ogni volta,
Ah, ecco, è arrivata Kira. Sono arrivata proprio. Ciao a tutte, più duro. Cos'è sto Agri? Questo è Over Sugar, però stanno dicendo che quello di Michelle è uguale. Che è duro uguale. A me piace così. Eccolo qua, vedete come si è assestato? Vedete come è diventato lucido? Quasi fosse un lucido. Kira, ti sei persa la miscelazione di quell'Agrigel che hai visto adesso con un pizzichino di colore, questo, l'Eternity 01. Ed è venuto appunto l'Agrigel colorato, che è questo che vi ho fatto vedere ieri. Quindi andiamo a fare. Cominciamo da questa perché? Perché ci metto un po' di primer però. Non vorrei che mi scolla quel pizzichino scoperto. Ecco qua, proprio minimo. E qui lo vado a fare praticamente dal giro cuticole verso la punta, mentre sul medio lo facciamo normale come si fa il baby boomer. Ma aspettiamo un attimo. Ok, metto qui. Non ne serve molto, eh? Poi prendo il pennello da Agrigel. Io ho questo qui che si gira. Lo bagno. Lo scarico. Sistemo prima vicino al giro cuticole. C'ha un po' dei glitterini grossi, quindi state un po' attente. Cercate di metterlo tutto con lo stesso spessore. Questo è fondamentale quando sfumate un prodotto. Perché se lo mettete da una parte più alto o da una parte più basso, il colore non viene sfumato. Quindi lo schiacciamo un po'. Arriviamo a circa, diciamo, non è la metà proprio, un po' meno della metà. Ok. Qui vedete c'è più prodotto, lo mando più di lato. E poi quando è bello sistemato, andate a schiacciare, a sfumare. A me per sfumare questi abbastanza rigidi piacciono molto di più, perché li accarezzate proprio e lui sfuma da solo. Diciamo che per i baby boomer di solito, infatti, non si usano dei colori proprio pieni, ma molto lattiginosi. Tipo si usa il Milky, si usano, e quindi quando dovete fare un Agrigel colorato non deve essere troppo colorato. Io siccome in punta già ho tutto il prodotto. Vado a sfumare direttamente come se la struttura fosse finita. E viene uno sfumato molto molto delicato. Vado dentro. E pazienza, se non ti basta lo rifai. Cosa? Kira, come si chiama l'Agrigel di Michelle glitterato durissimo? Ecco, è arrivata Kira che forse è più esperta su questo Agrigel durissimo. Facciamo lo stesso processo qui, ma partendo dalla punta. Non ne serve molto, ecco perché ne ho fatto poco. Anche perché è un refill, ragazze, non è una ricostruzione. Se ero in fase di ricostruzione,
Allora ne facevo di più e veniva tutto molto più netto e più facile, ma siamo in una fase di refill, quindi io la struttura ce l'ho quasi alta come deve essere. Quindi non vado a fare molto spessore, quindi il baby boomer viene molto più delicato. Livellate sempre lo spessore, deve essere uguale dappertutto. Sto scomodissima. Una volta che l'avete posizionato bene, tirate. Più la tonalità del colore è soft, più è facile sfumare. Più il colore è pigmentato, più diventate matti. Avevo aperto il box delle domande ieri su appunto come farmi le unghie e avete votato il baby boomer colorato. Ecco qua. Ciao Arcangela. Non so se hai mai provato Unicorn, ma ti assicuro che non si lavora col pennello. Ah, ok. Kira, tu ci riesci. Ciao Ale, ciao Arcangela. Devi lavorarlo con un pennello più corto, quasi devi usare la parte di ferro oppure il bastoncino d'arancio, ok, non ricordo come si chiama. Allora, sì, avevo letto che l'unicorn è un po' duro, ma intendi sempre quello in tubetto, però non quello in barattolo. Cioè la versione in barattolo dell'unicorn è più morbida oppure non abbiamo risolto niente. Comunque, questo pennello che vi ho spacchettato un po' di tempo fa, questo da Acrygel, ma in realtà il pennellino corto corto è comodo quando dovete utilizzare quelli un po' più duretti. Invece questi pennelli da acrilico, che sono molto morbidi, sono un pochino più ardui. Qui non mettiamo le scagliette, ma mettiamo solo l'Acrygel. Ma anche il Frozen mi hanno detto che è duro, ok. Mai provato col bastoncino? Sì, io ci ho provato col bastoncino. Nel barattolo non cambia. Ce l'ha mia nuora. Ok, io ce l'ho in tubo passato nel barattolo perché non riuscivo a farlo uscire.
Ok. Sì, sono cinque colori, Frozen, Unicorn, Candy e quello rosso, se non erro. Allora, c'è rimasto da fare solo il pollice. Visto che ci è bastato, vediamo se qui ne serve un pochino di più. Non bagnate troppo il pennello perché sennò si stacca. Ce lo posizioniamo prima un po' dappertutto. Ok, togliamo questo se no non riesco a lavorarlo. Cerco di mettermi abbiamo preso pure troppo, vedi? Ci sono alcune scagliette che sono un po' grandi. Accarezziamolo un po'. Andiamo un po' a toglierlo e poi lo togliamo con la lima. Ok, adesso faccio fare il giro completo. Peccato non vedrò miscelazione. Kira, basta. Allora, intanto puoi andare indietro mentre io polimerizzo, mandando tutto il video indietro dall'inizio. Fai la barra tutta all'indietro, te lo vedi un attimo. Se no, dopo, appena ho finito il video, lo fai riniziare un attimo. Tanto è la prima cosa che abbiamo fatto proprio all'inizio, all'inizio, proprio perché dopo che l'hai miscelato deve riposarsi un pochino, se no è pieno di bolle, no? E quindi è proprio la prima cosa che ho fatto nel video, visto che ci sono già col tablet qui. Vi dico che se non siete in diretta potete velocizzare un po' il video sui tre puntini. Qui è la velocità, mettete 1,25 e non vi distorce troppo. E soprattutto la qualità, mettetela avanzata 7,20. Avanzata 7,20. Dopo dovrebbe darvi, anche verso domani, anche la versione HD. Che bello sto bambino. Ciao Simona! Ciao Beatrice. Grazie, grazie. Allora, qui l'avevamo fatto con il bianco latte. Siccome però potremmo mettercelo un po' di bianco latte perché effettivamente qui c'è un baby boomer. Io voglio andare subito a limare questa, però. Facciamogli finire i 60, se no voglio andare un po' a finire questa così. Ci leviamo subito perché effettivamente sul pollice ne avevo messo un po' troppo. E quando ne mettete troppo poi non riuscite più a toglierlo perché se cominciate a toglierlo con il pennello vi vengono tutti i solchi, almeno a me. E quindi poi lo tolgo con la lima che facciamo prima. Perché è venuto un po' troppo rosa qua. Sentite quanta polvere c'è qui? Quando mi chiedevate come si fa a sentire che è acrigel, che c'è un sacco di polvere acrilica, guarda. Poi i primi questi qui che facevano
ce n'è proprio tanta, visto che ci sono, gli do anche una limicchiata, così questa poi non la tocco più. Nel momento in cui abbassate il girocuticole, automaticamente si vedranno di più le scagliette che abbiamo messo. E ne ho usato pochissimo, figuratevi se ne usavo tanto. La grigel è così, sembra sempre poco, ma in realtà è un prodotto talmente duro e rigido che ne basta veramente poco. Qui abbiamo anche un po' colato. Ok. Andiamo a sistemare le altre. Stavo dicendo, possiamo utilizzare anche il latte come utilizzato qui. Sempre agrigel di B-Nail, oppure potevamo fare con il rose gel. Preferisco il rose gel perché mi dà meno spessore, sinceramente. Allora, prendiamo un pennello. Ok, visto Kira? A posto. Questo prodotto ormai lo sapete, lo utilizzo praticamente sempre. Mi piace tantissimo. Perché è un rosa lattiginoso. Sembra Barbie nel barattolo, ma in realtà non è assolutamente Barbie. Ed è un colore freddo, quindi su queste lavorazioni qua va benissimo. Perché ho provato a metterci un nude, ma assolutamente non va bene. Cerchiamo di riportarlo su. Giusto per dare questo effetto lattiginoso, e poi metteremo anche un lucido lattiginoso. Voi preferite sfumarlo col bianco latte o con il rosa latte? Perché poi sul lattiginoso, molti chiamano lattiginoso questo colore qua, cioè sul rosa, e tanti invece chiamano lattiginoso quello sul bianco, cioè il milky. Tanto è tutto da limare. Questo lo sgrassiamo intanto. Ok, andiamo anche a uniformare, diciamo.
uniformare la sfumatura. Come dicevo, siamo in fase di refill, quindi non serve chissà quanto prodotto. Ok, tanto questo non si muove. Massaggiatelo un pochino perché si scalda un po', non trovo più il pennello gel numero 4, non so che diavolo di fine gli ho fatto fare. Forse col bianco latte veniva anche carino, eh? Qui il pollice c'ha già abbastanza struttura, quindi io non andrei ad aggiungere altro, ma farei semplicemente poi un lucido rosato senza aggiungere altre cose. Adesso andiamo a limare e abbiamo fatto, a meno che non vogliamo fare una nail art come vi dicevo all'inizio, che ora abbiamo fatto le 7. Grazie per i like, ragazze. Anch'io, Kira, ho già provato e ho fatto un disastro. Io se lo faccio, me mangio tutto. Che te mangi? E i baby boomer, ti mangi? E baby boomer perché devi fare dei strati sottili in realtà, non devi fare grandissimi strati e sfumarli bene. Poi, se proprio c'è da compensare qualcosa, appunto, utilizzi o un lattiginoso o addirittura un trasparente, se proprio hai visto che la sfumatura è eccezionale già così, utilizzi proprio un monofasico trasparente e ti levi tutti i problemi, diciamo. Perché è inutile fare tanto prodotto che ti sembra sfumato bene in quel momento perché ne hai messo tanto, ma in realtà quando vai a limare poi ti mangi tutta la sfumatura. Quindi è meglio mettere un prodotto, cioè meno prodotto, sfumarlo bene, molto lattiginosi e non con colori netti. Tipo, ho provato a fare il Baby Boomer con questo Agrigel. Adesso se riesco a prenderlo con la mano, quest'altra. Allora, con questi due, quindi il Pink, che è molto trasparente, rimane comunque un pochino trasparente, e il latte, viene un baby boomer perfetto, secondo me. Se ti servono degli agrigel per il baby boomer rosato, perché è un rosato, è fantastico. Invece con questi qui di BSN, che sono molto pigmentati, ve l'ho fatti vedere già, vedete? È proprio un cover. È impossibile fare il baby boomer, a meno che non lo metti sotto per coprire l'unghia e poi lavori sopra con altre densità, perché se vuoi lavorare con quella densità, con quella copertura lì, non riesce. Meglio lattiginoso allora. Gli diamo una botta con questo, perché vedo già che è troppo spessore. E con la lima ci metterei un mese e mezzo. Delicatissime. Sono a neanche 10.000 giri, eh. Sono delicata, delicata.
Raptor sempre dritta, in modo che vi alliscia la superficie e non vi fa i solchi. Non vogliamo solchi. Questa fase qui è un po' ASMR. Questo accarezzamento mi fa bene un sonno a me. C'è un mio amico che dice sempre: io mi guardo i video delle unghie perché mi addormento, soprattutto mentre limano. Io gli mando questi. Io ho clienti che veramente a volte abbassano gli occhi mentre limo. Non so se anche a voi ve lo fanno. Mi raccomando, delicatissime, perché sennò al primo solco dovete ricominciare da capo. Ho detto, in fase di refill è più difficile fare il baby boomer. Oddio, stavo lì, ma l'indice. Buffer soprattutto vicino al giro cuticole.